Allora, giovani, volevo dirvi, venite sul mio primo profilo, c'è una notizia in evidenza, mandatami da John May, risposta al massone Mario Monti, noi non ci abitueremo mai alla vostra dittatura. Dice certe parole. Mario Monti inizia dicendo, i giovani si devono abituare a non avere uno stipendio a tempo indeterminato. Poi aggiunge, cioè, che paranoia sarebbe, che noia sarebbe un contratto a tempo indeterminato. L'Occidente nation, i buzzinosi. Si devono abituare, si devono abituare, si devono abituare. E poi c'è un ragazzo che parla e dice io. Là, non ti chiamo presidente, non uso la parola senatore. Se la uso per qualcuno che se la merita. Comunque, John May, adesso lo posterò anche sull'altro profilo, spero che me lo metta sulla pagina, perché è molto interessante, guarda, molto interessante da guardare. Saluto Chiaretta Spiga, Noemi, come al solito, Davide Borromeo, Gianmario che ci siamo visti ieri, Fabio Inzaina Netto, mi sto dimenticando come al solito. Saluto Ardara, Simone di Alghero, Gianluca, Tore, il portierone. Saluti al Maristella, i ragazzi di Piazza d'Italia di ieri. E a quegli elettricisti che ci hanno salvato la vita. Poi. Adesso aspetterò i commenti di questo video. Drogato, tossico, drogato, tossico. Comunque io, come dice questo ragazzo che vi ho dato del link, mi informo e vi informo, capito? Quindi se avete cose da mandate. Oggi non siamo andati a lavorare, vedete il tempo voi com'è. Perciò. Ok, ho capito che il video non ne fa nessuno. Continuiamo così. Vogliamo davvero continuare così? Perché la gente gliene frega fino a un certo punto e poi non gliene frega più. Glielo dici lunedì, il venerdì ballano e si divertono e si dimenticano di quello che gli hai detto. E non gliene frega niente, basta, semplicemente questo. E mi dispiace, guarda, che a Sassari c'è gente che dica sì, brum, col culo vicino al camino e da lì non si muove. Io, oh. Sembra che si vergognano di farsi vedere con me. Si fanno le foto e poi non le pubblicano neanche, eh? Cioè, ve le tenete voi. Non ho capito perché ve le fate queste foto. Saluto anche Cristina, Fanni, Domenico, Giuseppe, il grande Vasco, Antonella Urro e Maritto. Simone l'ho salutato, la sorella, il Cristian, il fratello, la sorella Paola e la sua amica anche. Saluto tutte queste persone perché mi sembrano Eardram. Finora mi sono sembrate le più vicine al mio modo di pensare. Sarò al touch questa settimana. Di sabato o di venerdì non me lo ricordo e poi di sabato sempre questa settimana ad Arborea grasse risate ragazzi poi io non farò più serate adesso lo dico non farò più serate non ne faccio più ho visto che è inutile adesso farò questa e vedrò quanto sarà utile vado a quella del touch perché è per i ragazzi giovani ragazzi molto più giovani di me e di pomeriggio. Vediamo, io voglio interagire con loro, scendere in mezzo a loro e parlare con loro e sentire cosa hanno da dire loro, non sentire cosa ho da dire io, perché lo sentite cosa ho da dire io, voglio sapere voi, visto che qualcuno al culo al caldo non dice niente e si nasconde dietro profili falsi, offendendomi, se siete così coraggiosi, venite e mi dite Christian, sei una testa e io vi chiederò il perché. Voi mi direte per questo, questo, ok, adesso me l'avete detto. Vi siete messi l'animo in pace? Basta che vi vado in faccia, guarda. Non,
Cosa vi mettete a mettere profili falsi? Molla il metadone, molla questa, molla quella, ma molla Miruga, Buscemi. Intanto quelli che iniziano a fare così saranno già bloccati e tolti dal profilo. Lo sapete dove abito? Via Calamafra numero 18, quante volte ve lo devo dire? Se avete problemi, problemi, ma non nel senso se avete... Prima forse era così, ma se avete problemi, che vi ho tolto dal profilo, volete rivolgermi una critica, volete dirmi come la pensate. Via Calamalfa numero 18, volete fare un video con me? Da soli non volete farlo. Via Calamalfa numero 18, volete venire a fare un video con la mia webcam e io mi sposto? Via Calamalfa numero 18, se qua vengono 5 persone e facciamo un video, esce una figata. Lo dico soprattutto a Claudio, a Stefano e a Ancola. Ah, saluto Chiaretta Spiga, ci mancherebbe. E tutti gli animali. Con questo tempo staranno malissimo. Avete visto, ve l'ho già detto, è uscito l'avviso che i negozianti devono mettere fuori i cosi per abbeverarsi gli animali. Quella è stata una mia idea. Un'idea dell'ex tossico, capito? Quella di Delle Fontane è stata sempre una mia idea. Piccole cose cambiano, piccole cose, va bene, così si inizia. A pezzo ci prenderemo tutto quello che ci spetta. Che il marito di Antonella Urlo l'ho salutato, e il signor ciao Davide Soggia e Davide Soggia di Libis, e il signor Di Lorenzo saluto, e anche Costanzo il cognome, se non mi ricordo male. Saluto Van Manuel, che non ha mai voluto comparire su Facebook, però il tuo nome lo do. È un saluto, mi ricordo, di quel ragazzo di Alghero che aveva le idee diverse dalle mie. Un saluto grandissimo va anche a te. Poi dovevo fare un abbraccio forte forte a chi? A Sabri Nedda, naturalmente. Sabri, ciao. Volevo ringraziare anche tutti i volontari che lunedì o la pioggia col sole aiutano tutti. Non fanno distinzione, aiutano tutti. Comunque questo di Mario Monti venitelo a vedere, perché dice delle cose, delle stronzate. I ragazzi, i giovani si devono abituare, capito? Ci dobbiamo abituare a non avere un contratto a tempo indeterminato. È una noia, sarebbe anche una noia un contratto a tempo. E lui perché sta sempre in Parlamento, non viene a fare il bombolaio, non viene a fare il pasticcere? E se l'avrei fatto quanti anni state? Di 5 anni? Beh, poi cercatevi il lavoro. Muratore, carpentiere, come ho detto, uovolaio, pizzaiolo, così li avrei fatto. Non in pensione, no, a lavorare dopo. O prima lavorate e poi andate a fare quello che volete fare, a sedervi col culo al caldo, che io vengono i calli nel culo. Ok? Mi scuso col sindaco di Sassari, con il sindaco Ganao, forse non sei neanche tu che decidi le cose, guarda. Boh. Comunque, sindaco, se la gente viene al palazzo di provincia a parlare con te, non ti negare alla gente. Ci sei al plasso, se no dove saresti, scusa? In giro, allora non sei neanche sul posto di lavoro. Mi scuso con la polizia se l'ho offesa. Sempre con i disonesti io ce l'ho, e mai con gli onesti. Non li ho mai cercati gli onesti, mai. Io quando parlo, sempre di disonesti. E mi sono accorto che a Sassari c'è troppa gente col culo al caldo. E troppa gente che ha paura. Ce ne sono che non hanno paura, ma ce n'è anche che non si vogliono far vedere, capito? Se mi vedono, secondo chi mi vede, succede un casino qui e là e balle varie. Pubblicità occulta. Altra pubblicità occulta. Pubblicità occultissima. No, io so che se... Altra pubblicità occulta. Pubblicità occulta e quattro muri, ok? Allora, buongiorno e arrivederci. E buon lavoro a chi sta lavorando. E un ciao a tutti i detenuti e a tutti i sardi che sono fuori, anche a quello che mi ha scritto oggi da Melbourne, e quelli dall'Inghilterra, non mi ricordo dove, da Manchester o Manchester, come volete voi. Quindi vi ho detto, prendo la briga di informarmi. E di informarvi, molte volte vi informo sbagliato, ma poi riprendo. Vi ricordate di questo?
Ricordatevi sempre che cosa potete fare, che cosa potete chiedere. Ricordatevelo, andate a vedere il video se è proprio... Ok? Ciao.